Ciao belli, oggi è il Black Friday e quindi tocca andare a vedere cosa offre Zara. Comunque, consiglio grande, se dovete prendere le cose in saldo da Zara, vi consiglio vivamente di andare sul sito. Sul sito quasi tutto è scontato del 40% e avete più scelte, più taglie. Nei negozi purtroppo non ci sono tutte le taglie e soprattutto non riuscite a trovare tutti i prodotti perché ad esempio perlomeno qua in Spagna, Valencia, a ogni negozio di Zara c'ha prodotti diversi, quindi non trovate le stesse cose. Quindi vi consiglio sempre di andare sul sito per ordinare per le taglie. Questo vestito è veramente, veramente stupendo. Ha un costo di 35 euro se non sbaglio, o 39, adesso guardiamo, e tutto è scontato del 40%. Questo qua, idem, molto caruccio, però a me non piacciono i tagli così vasè, non mi piacciono, non mi stanno bene, mi fanno vedere troppo secca. E li evito, però è veramente molto carino il tessuto brillantinoso. Ha un costo di 29 euro con lo sconto del 40%. Vi sto registrando il video e l'audio del video dall'autostrada per riuscire a pubblicarlo oggi. Questo vestito è favoloso. Mi è piaciuto tantissimo, ma proprio tanto. Mi piace la schiena così nuda. Però peccato, peccato che davanti è veramente fatto male, perché proprio il seno non ci sta dentro, non ci sta, non lo puoi stringere sia da una parte che dall'altra, veramente troppo osè, però la schiena è favolosa, mi è piaciuto tantissimo, la lunghezza è stupenda. C'è questa gonna frou-frou con questa camicia me l'ha chiesta mia amica che la voleva e quindi l'ho presa. Ho preso una taglia S per lei e per me l'ho presa XS, però bianca, non nera. Mi piace questa gonna, è una XS, comunque la camicia esce a 13,70 euro. E la gonna mi piace tanto, è una XS, però mi sta larga, non mi sento tanto comoda. Questa gonna tipo effetto lungo aperta davanti, bellissima, stupenda, però solo che una S e mi sta veramente larga, molto 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 carina. Comunque non potete capire la coda di persone che c'è in giro. 25,90 euro e scontata del 40%. Bellissima. La cosa che mi è piaciuta in assoluto è questa gonna con questo maglione. Il maglione non l'ho preso e non ho chiesto neanche se è in saldo. La gonna è in saldo, credo costava 25 euro, l'ho pagata 15 euro qualcosa. Stupenda, stupenda la gonna, stupenda. Infatti avevo visto questo maglioncino che mi piace di più. Solo che questi qua sono quelli classici e costano uguale, costa 12,95 euro. Allora non l'ho comprato, ho detto ci tornerò un altro momento. Questo pantalone super brillantinoso, bellissimo, costa sul circa 35 euro, scontato del 40%. Comunque riuscite a trovarlo online, bellissimo, stupendo, meraviglioso. Però mamma mia, come punge, punge tantissimo e quindi non l'ho preso. In cambio ho preso questi pantaloni, una XS, mi sta proprio a pennello, è bellissimo, l'altezza perfetta, stupendo, starebbe bene col bianco, col nero, col beige. Ne ho presi, credo, di quest'estate una uguale, che è beige e mi piace tantissimo, sono veramente molto belli. Ha un costo di 29,90 euro, scontato arriva all'incirca sui 17 euro. Invece questo gilet, bellissimo, mi è piaciuto tanto perché non ho una cosa così giovanile, molto molto carino, e va benissimo per la stagione qua a Valencia. Perché comunque qua al mattino a 15 gradi, arrivo a Valencia a 19 e adesso sono 24. Invece mi sono innamorata follemente di questo, costava 59 euro, l'ho pagato 33,60.
Bellissimo. Sono arrivata. Questi qua sono gli acquisti di Zara per il Black Friday. Quindi cominciamo con questo gilet che avete visto prima. L'ho pagato 17,99 euro. Questo qua aveva più del 50% di sconto, perché più di 50, no, al 50% di sconto, perché c'erano delle i cartelli dove indicavano i vari prezzi, secca. Piuttosto di metterli a ogni articolo, amore mio, amore di mamma, con Gio, mamma, quanto Dina che vuole salutarmi, lei che vuole darmi il coccolè, piccolino. Allora, guardate questo. Da lontano magari riuscite a vedere. È bello caldo, eh? Mi piace tanto. Io non ho mai avuto un gilet così. Non lo so. Tutti questi acquisti sono predisposte a devoluzione, quindi ho preso questo maglioncino, costava 22 euro, per 22 euro, l'ho pagato 13,77 euro, e volevo metterlo con questa gonna, questa qua che ha fino la S, stupenda stupenda, con questo coso sopra. Che bello, mi piace da morire. E questa l'avevo pagata, vi ho detto 15 euro, mi ha detto la ragazza 15,90 euro. Allora, questa qua è la camicia che avete visto prima. Ho preso la XS, l'ho presa perché c'era la XS. C'ha un difetto, non so se qua o qua, qua. La cucitura, dov'è? Qua o no, qua. La cucitura è un pochettino fuori, ho detto la compro, la prendo e poi dopo magari la restituisco, e se riesco a trovarne una uguale. Bella, eh? Molto carina. Ma anche metterla così sta bene, eh? Mi piace. Questa qua costava 13,77 euro. Questa era per me una XS, invece per la mia amica era la XS, per lei la S e per me la XS. Guarda, questo qua invece mi piace tantissimo, ma proprio tanto, che ce n'ho uno uguale uguale, 29 euro, il totale viene a 17 euro qualcosa. Va bene, molto carino, mi piace da morire. Invece questa qua, che questa non lo so, mi piace da morire, però che ne dite? Fatemi sapere se c'è qualcosa che non vi piace. Questa qua è troppo figa, questa qua è stupenda. E poi un XS mi sta proprio a pennello, bellissima. Non so con cosa metterla, sicuramente con quel completino che ho preso, oppure con questi pantaloni. Guarda come starebbe bene con questi pantaloni, guarda che bello, bellissimo. E poi ho preso questo qua che sarebbe, preso, i miei capelli sono sparati ovunque. Ho preso questa che si chiama Dev Garden, che dicono, ho visto sui social così, che dicono che è la versione economica della Dear Good Girl. Costa 8 euro, 7,95 euro. La buccetta è piccolissima, veramente poco. Adesso vediamo se è lo stesso. Io in mani ho 100.000. Qua non ho niente. Vediamo, vediamo, crociamo le dita. Vediamo se era freddo. Vediamo, vediamo, vediamo. Non è uguale uguale, però lo ricorda tanto. Lo ricorda tanto. Tantissimo. Ai sì, buonissimo. Ma proprio buono, buono, buono. E quindi niente, gente, io oggi sono andata a Druni per vedere se riesco a trovare il Good Girl
a buon prezzo perché qua scontato 95 euro, quindi tantissimo. Parlo del pacchetto col profumo e col profumo, la crema per il corpo, il profumino piccolo. E la piccolina, la 30 ml, 48 euro. Comunque, che buono. Lo ricorda tantissimo, ma proprio tanto. Con 8 euro ci sta. Aspetto che abbassano perché ogni tanto a Zara fanno i saldi sui profumi. Me ne prendo un po'. Bella gente, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutte le novità. E niente, e mi dite se questa qua mi sta bene, me la tengo o no. E costava, vi ho detto, 59 e l'ho pagata. Aspetta, costava 55,95 e l'ho pagata 33,77. Oh, non lo so, ci penserò. Ciao a tutti.